Il servizio è stato offerto dalla ditta Edilseba di Gianni Sebastiani, specializzata nelle ristrutturazioni edili interne ed esterne. L'impresa edile Edilseba di Gianni Sebastiani cresce e ricerca ogni giorno soluzioni progettuali ed efficaci al fine di soddisfare le aspettative e le esigenze dei clienti in termini di qualità, funzionalità, ecosostenibilità, costi e tempi d'esecuzione. Edilseba di Gianni Sebastiani, via dei Tintori 21, Chieti. La gara di cartello del 12° turno di andata in C1 è senza ombra di dubbio quella che si gioca al palazzetto dello sport di Bucchianico, dove i padroni di casa del Devils Futsal Chieti ricevono lo Sport Center Celano. Si tratta delle squadre che guidano la classifica, anche se i nero-verdi del presidente Lavalle dirigono il plotone con un divario debordante rispetto alle inseguitrici, grazie al rollino di marcia irrefrenabile. Nelle precedenti 11 gare disputate, la truppa di Mister Valente non ha lasciato neanche le briciole alle avversarie di turno, garantendosi il primato a punteggio pieno e vantando anche il reparto offensivo più prolifico oltre al più ermetico pacchetto arretrato del campionato. Numeri da urlo per i teatini, chiamati ad una delle gare più ostiche della stagione, al cospetto dei marsicani del presidente Santilli, che confermano il trend positivo delle ultime stagioni, nelle quali hanno sempre recitato un ruolo da protagonisti nei vari tornei disputati. L'approccio iniziale della capolista non è dei più esaltanti e dopo l'illusorio affondo iniziale di Bonsignore, che saggia le doti di attività dell'estremo marsicano, il quintetto dello squalificato Mister Cimini prende coraggio e sfiora il bersaglio con la conclusione di Torrelli, fermato dalla trasversale. Il numero 9 del Celano si ripete poco dopo con Luca Cornacchia, che non esita a disinnescare il diagonale dell'avversario. Il duello tra i due si ravviva anche al sesto, ma stavolta è il biancorosso ad avere la meglio, portando in vantaggio i suoi con un tocco ravvicinato a porta sguarnita dopo la precedente uscita di Luca Cornacchia per arginare D'Andrea, protagonista anche dell'assist al bacio vincente per il suo compagno di squadra. Tra i neroverdi Bonsignore sembra al momento l'unico ispirato, anche se la sua doppia incursione non sortisce gli effetti sperati, anche a causa del portiere avversario che fa buona guardia. Lo Sport Center replica nuovamente con l'affondo di Marianetti, che in prima battuta viene arginato dalla tempestiva uscita dai pali di Luca Cornacchia, con quest'ultimo che subito dopo deve rifugiarsi sul fondo per vincere il nuovo duello con il numero 8 biancorosso. Il Devils stenta a carburare e dopo il temibile destro di Massimini, che centra l'esterno della rete, lo Sport Center perviene al raddoppio con Panacci, abile a farsi trovare pronto sull'apertura smarcante di Della Rocca, con il pur bravo Luca Cornacchia che non può farci nulla. Anche dopo il raddoppio ospite, i segnali di ripresa della capolista non appaiono in maniera tangibile e allora il Celano cerca di prendere il largo con l'affondo di Ianni, che al 16° viene imbeccato da Torrelli e prova a colpire dalla sinistra, ma stavolta Cornacchia non ha problemi a coprire il primo palo. Il tempo scorre e con qualche difficoltà la capolista riesce a riemergere dall'apnea inaspettata. Al 19° Delisa suona la carica ai suoi approfittando dell'ottimo recupero di Vinicius, ma deve fare i conti con Longo che non si fa superare. 3 minuti dopo il duello tra i due va a riproporsi, consentendo in questo caso al portiere marsicano di esibirsi in un intervento plastico spettacolare ma anche efficace. La prima chiave di svolta della contesa è probabilmente quella che si verifica al 23°, allorquando Marianetti intercetta il pallone con un braccio, ma per sua sfortuna l'intervento irregolare avviene a 2 passi dalla linea di porta e come da regolamento arriva il cartellino rosso che lo manda alla doccia anticipata. Oltre all'uscita dal campo, il signor Veridi Lanciano indica il dischetto con Massimini che si incarica della conseguente battuta che si rivela vincente e consente in tal modo ai suoi di ridurre le distanze. La rete mette le ali alla capolista che nel giro di una manciata di minuti capovolge a proprio vantaggio una situazione apparsa inizialmente poco incoraggiante. Al 28° arriva infatti il pareggio griffato da Delisa che infila Longo approfittando di un errore di impostazione di D'Andrea, disarcionato dall'ottimo Vinicius, lesto poi ad imbeccare il suo compagno di squadra che non perdona. Il momento magico di Delisa si conferma anche 2 minuti dopo, quando va a firmare il sorpasso dei suoi, ribadendo da 2 passi dopo la precedente ribattuta di Longo sul siluro del suo omologo Luca Cornacchia. Alla ripresa dei giochi la truppa biancorossa sembra in grado di riaprire i discorsi alla luce della clamorosa opportunità avuta da Della Rocca, che al terzo viene fermato dal palo alla destra di Cornacchia. Scampato il pericolo, la battistrada prende il largo con 2 reti realizzate a stretto giro. Al 6° Ferrara fa tris coronando una micidiale ripartenza imbastita da Cornacchia, che fa partire il suo compagno di squadra dopo aver intercettato un tiro da fermo di contestabile. 2 minuti dopo arriva la 5ª realizzazione teatina. In questo caso è Massimini a gioire per la sua doppietta
vendetta personale che matura al culmine di un nuovo recupero palla del solito Vinicius, che riesce infine ad indirizzare per il suo compagno di squadra meglio piazzato e implacabile nell'affossare le residue speranze della truppa marsicana, ormai in balia dei più quotati avversari, che tuttavia non vogliono arrendersi prematuramente all'ineluttabile, ma cercano per quel che possono di portare ancora qualche insidia dalle parti di Luca Cornacchia, che non ha nessuna intenzione di capitolare, e in effetti lo dimostra palesemente al tredicesimo, quando compie un vero e proprio miracolo, negando la gioia della realizzazione sotto misura all'appostato Paris e ripetendosi poco dopo sull'insidioso rasoterra dalla distanza di anni. I neroverdi di Mister Valente tornano a dirigere le operazioni e dopo il destro di Ditella sventato in tuffo da Longo, il risultato diventa tennistico, con la sesta realizzazione firmata stavolta da Bonsignore, che sfrutta uno schema su palla inattiva di Vinicius per indirizzare la sfera nell'angolo più lontano, anche se nell'occasione c'è l'impercettibile deviazione di un calciatore biancorosso protagonista dell'ultimo tocco. Poco dopo c'è gloria anche per Luca Cornacchia, che oltre ad essere tra i migliori in fase difensiva, entra anche nel tabellino marcatori castigando il suo omologo marsicano con un tiro piazzato assegnato dopo il sesto fallo di squadra degli ospiti, che risulta imprendibile per il malcapitato Longo. Il marsicano Torrelli cerca di rendere meno amara la trasferta bucchianichese, ma Luca Cornacchia non vuol proprio saperne di soccombere alle bocche da fuoco avversarie. Di diverso tenore la giornata dell'estremo marsicano, che per l'ottava volta è costretto a raccogliere il pallone nel sacco. L'ultima realizzazione del Devils Chieti porta la firma di Di Primio, con un destro da posizione centrale che si infila nell'angolo alla sinistra del numero 1 biancorosso, in pieno recupero, e il palo che si oppone all'estremo tentativo celanese da parte di Panacci. I neroverdi del presidente Lavalle festeggiano alla fine per l'ennesimo successo stagionale e per la classifica che comincia a delineare abbastanza chiaramente il futuro della stagione, sempre più a tinte neroverdi. Vittoria roboante del Devils Futsal Chieti nella gara di cartello della giornata. Però Stefano Di Renzo, DG dei Devils, nel primo parziale c'era da mettersi le mani nei capelli, soprattutto nei primi 20 minuti nei quali la squadra ha approcciato malissimo la gara, contrariamente alla squadra avversaria che ha piazzato due colpi. Il Sporting Center ha iniziato davvero molto bene la partita nei primi 20 minuti, come hai detto tu, ci ha messo davvero sotto. Anzi, devo fare i complimenti perché hanno mostrato una proprietà di palleggio, una qualità di palleggio veramente molto molto bella. E hanno giocato molto bene, sono andati in vantaggio di due gol assolutamente in maniera meritata. E poi noi pian piano siamo riusciti ad alzare la testa, ad uscire da quello stato di apnea nel quale eravamo, e abbiamo recuperato e poi ribaltato addirittura il risultato. Però devo dire che siamo stati fortunati, loro hanno colpito anche una traversa nel primo tempo e nel secondo tempo c'è stato da parte loro anche un palo, e quindi la fortuna ci ha guardato con occhio benevolo questo sabato, però poi alla fine nel secondo tempo abbiamo giustificato la vittoria allargando il risultato e portandolo dalla nostra parte. Una classifica che ormai rappresenta un vero e proprio monologo, non ci sono squadre che riescono ad arginare la vostra forza d'urto, il campionato lo potete perdere soltanto voi. Sì, lo possiamo perdere soltanto noi se giochiamo come abbiamo fatto in questi primi 20 minuti di oggi. È vero anche che avevamo diverse assenze importanti, ma ecco, dobbiamo evitare di impattare le partite in questa maniera, dobbiamo entrare in campo sempre convinti, con la massima grinta e determinazione, altrimenti abbiamo davanti avversari molto forti che ci possono mettere in difficoltà. Fabio Lavalle, il numero uno dei Devils Chieti, numero uno come dirigente, ma anche la squadra è la numero uno della C1, ormai senza più avversari. Oggi è stata veramente più dura di tutte le altre gare, sarà stato un po' l'approccio un attimino mollo, diciamo così, o comunque non all'altezza della situazione, saranno anche le assenze, perché comunque oggi mancavano i tre laterali, quelli che danno più verba alla manovra, come Gigi Del Grosso, come Matteo Ciommi influenzato e come Toscano, Ciccio Toscano, anche lui infortunato. Dovrebbero riprendere tutti in settimana, quindi speriamo di recuperarli. Quindi diciamo è mancato quel brio iniziale che ci ha fatto andare sotto di due reti, qualche azione di troppo sbagliata, e per fortuna poi la squadra ha veramente reagito da grande squadra, da grandissima squadra, e quindi oggi i ragazzi veramente sono stati encomiabili.
Fino a questo momento qual è la squadra che più vi ha impressionato, a prescindere dal punteggio finale? Beh, oggi il Celano sapevamo che era una squadra molto molto attrezzata e si è rivelata tale, perché comunque nel primo tempo ci ha messo in grossissime difficoltà, e vuoi un po' per i nostri demeriti, ma soprattutto per i loro meriti, ci hanno veramente imbrigliato e negato la possibilità di iniziare come tutte le altre gare sempre in scioltezza. Quindi il Celano va contemplata come una delle più forti squadre affrontate finora, ma non dimentichiamoci anche il Teramo e anche il San Buceto, quindi sono le tre squadre che è difficile fare una graduatoria da loro, sono tre squadre molto molto attrezzate e la differenza la stiamo facendo noi, quindi va un plauso alla mia squadra perché sta veramente facendo un altro campionato. Mister Valente, lo dicevamo anche con la dirigenza, oggi una vittoria larga ma un inizio di gara da brividi, poi come si è manifestata la svolta? Niente, con la ragione un pochettino abbiamo ragionato e abbiamo iniziato a fare quello che ci eravamo detti all'inizio della partita che non si riusciva a fare. Poi i cambi ci hanno aiutato tanto, perché chiunque è entrato ha fatto bene e quindi questo ci ha aiutato molto. Adesso prossimo turno? Prossimo turno fuori casa col Silvi, l'ultima partita dell'andata e poi si inizia il ritorno. Il suo compito ovviamente a questo punto è quello di mantenere alta la concentrazione, c'è poco da insegnare a questa squadra. Sì, però gli allenamenti sono determinanti, come ti alleni così giochi il sabato, e quindi bisogna sempre tenere la concentrazione alta, l'allenamento sempre vivo e sperare. Presidente Santilli, l'avvio della sua gara è stato ottimo, forse una delle poche squadre che ha messo veramente in crisi il Devils, poi però è sopraggiunto un po' di nervosismo e cos'altro? Siamo partiti bene, poi purtroppo il calcio è fatto così, gli episodi, abbiamo pagato tutti gli episodi negativi che ci sono capitati, a partire dall'espulsione al gol mancato sul 3-2 nostro. Le squadre esperte ti puniscono e Chiedici è punito. E a questo punto voi, il vostro obiettivo rimane sempre identico, si sapeva che il Devils ha un altro passo, i playoff è l'obiettivo prioritario non soltanto vostro ma anche di altre squadre. Sì, la squadra di Chiedi è sicuramente una squadra di livello superiore, merita un palcoscenico differente da questo, ma l'obiettivo nostro è quello di inizio stagione, innanzitutto pensiamo alla salvezza. E dopodiché, una volta raggiunti, come ho detto l'anno scorso, una volta fatti i punti per la salvezza, punteremo a fare playoff.